inserito. Federico Vacalebre, la nuova Napoli è morta? No, non è morta. Io annuncio che l'86 si festeggia un altro decennale, il decennale del punk rock 1976-1986. Ed è un decennale che ha molto a che vedere con la nuova Napoli, quella che è nata, ha preso le chitarre, è uscita fuori dagli scantinati, su invito, su pressione, su imitazione, quello che succedeva in una Londra che era nuovamente swing, era nuovamente una Londra che suonava. E quindi i gruppi a Napoli hanno iniziato a suonare, le colline, gli scantinati si sono animati nuovamente, e io bevo un po' di birra a questo punto, come gentilmente indicatomi. E si sono moltiplicati. Noi abbiamo creduto che fosse una nuova onda che poteva arrivare molto più là di dove invece è arrivata, probabilmente. Federico, perché Gem Senese dice la new wave napoletana non è Napoli? Perché non è Napoli. Se Napoli vuole essere diversa da Londra, Amsterdam o Berlino. Birra me l'ho fatto io. Perché è un messaggio metropolitano, quello dei nuovi musicisti napoletani della new wave. Non ci sarà nel 95, se questi saranno i musicisti, o nel 90, se questi saranno i musicisti fuori da Napoli, una musica napoletana, tipicamente. Così come gli U2 sono un gruppo scozzese, si parla di musica scozzese, ma non si avvertono le radici etniche, che invece si avvertono nel cosiddetto Neapolitan Power. Con la new wave napoletana, o con la cosiddetta new wave napoletana, che poi sia un bene o un male, sta ai gusti personali, Napoli ha perso l'attaccamento o la volontà di ritrovare le radici, per ritrovarsi musicisti di esperanto musicale, suonatori che suonano a Napoli come ad Amsterdam, come a Tokyo e come a Belluno, per cui i gruppi di Bergamo non sono particolarmente dissimili di quelli di Napoli, se non per calore e per colore, comunque con un linguaggio che è diverso da quello proprio. Quindi la Vesuwave non è più Vesuwave? È Vesuwave perché è nata all'ombra del Vesuvio, per cui poi lo sarà. Ma potrebbe essere nata a Colonia. Sì, può essere nata a Colonia, ma d'altronde un gruppo californiano ha dedicato una canzone, Lacrima Christi, a Napoli. Sioux and the Banshees, nel suo ultimo 45 giri, l'ha dedicata a Pompei. I gruppi napoletani non hanno mai dedicato niente se non a New York o a Berlino, quindi, anzi, mi sembra la Vesuwave sarà un'aspirazione a ricordarsi, poi a non scappare da questa città, che gli altri musicisti sono scappati, questi fino adesso ci sono rimasti. Potrebbe essere una differenza, oltre al recupero delle radici, a un restare nella metropoli, nel crearsi una metropoli vivibile o invivibile, però ripeto, il concetto è quello, come in qualsiasi altra grande metropoli. Riusciranno questi gruppi a avere una loro professionalità? Alcuni hanno una professionalità, non hanno un grado di sopravvivenza professionale, purtroppo. E questa è una scommessa. Qualche gruppo napoletano è riuscito, sta riuscendo proprio in questo periodo ad avere le prime uscite su disco vero, ossia quelle che contano, quelle che poi arrivano nei negozi, non quelle introvabili, se non per noi addetti ai lavori e napoletani. Qualche gruppo napoletano si è fatto notare, non più soltanto dai soliti adepti. Il futuro, come dicono i cari Clash, non è scritto. E la vecchia nuova Napoli? La vecchia nuova Napoli c'ha un grande musicista, io poi faccio il tifo in questo momento, Enzo Vitabile. Enzo è uno che è nato a Napoli, però è nero per intero e può essere la voce delle prossime cose. Abbiamo avuto dei grossi personaggi che hanno dominato la scena italiana, io spero e mi auguro che Enzo sia il prossimo. A posto. Oh, sì.